Mollo. Tanto io ci sarò. Io mo mi devo vedere, ciao a tutti intanto. Tieni il telefono vicino per capire un po' le cose. Casomai, Ok. mettimelo sul gruppo al volo. Sì. Fai Ti modo ho compreso. locutore. Mollo. Come si chiama? Deep Forest. Dai, 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 dove sta, dove sta? Eccolo qui. Brillo birillo. Devo eliminare un attimo con il mio cugino qua. Ah, sì? Ah. Tu ancora inizi? Forse ho rimesso la chat. Dai, però girati. Cazzo, telefono. Ok, guarda, te l'ho un messaggio sul gruppo. Ma dopo Cioè, sta vado a arrivando sul mettere. gruppo. Vado a mettere di là. Ma che gomme ci vogliono qua? Mannaggia, io. Che disastro, voglio. Manco l'alfa mi ha potuto piare perché non ho fatto in tempo a cambiare l'olio, ho dovuto piare questo in affitto. La quinta. Dai, dai, dai. Ah, giusto, me lo Ok, ci siamo. ricordavo. Guarda qua. Mi soffia il naso e ci sono, corro, mi muto un attimo. Rieccomi. Sto studiando, Maxi. Spa, Vedo. spa, 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 spa. Non l'ho capito. Allora, quarta. Soffrenata. Terza, quarta. Speriamo lo sto capendo. Terza, seconda. Quarta, metri. Che gusto italiano. Sto 3-4 italiani qua, Maxi. Cazzo, è l'uradone. Il gay pride. Allora, vediamo che macchine hanno. RX, non lo so, perché ci stanno scritte tutte RX, ok. Vedo 255. Poi che c'è pure. No, 355. Qua. Ma che cazzo ne so? Sì. Ciao Francesco. Blablabla. No, ma nemmeno dice che si è buggato, guarda là. Speriamo di no. Ah, oh, ma si è bloccata una trovata. Vai. Raga, con l'alfona. Andiamoci a prendere quello che ci spetta.
sbagliato. Ah. Eccolo qua l'italiano. Non capi niente con le marce. Corra purtroppo così, eh. No, Se perché tu ti quello avessi fa le le guide. doppiette, fa. Ada! Ma li leggi i messaggi, mannaggia la miseria. T'ho detto di cambiare il nome, il titolo. Mannaggia, io. Come sei? Sì, ho donato 100 bits. Ciao, voglio. Chi è? Grazie, Davide, mi sembra che ha donato 100 bits. Non lo so se Dom. succede. Fatto bene. Cazzo, devo fare l'ultimo video di frutta, non lo ricordavo. Io oggi ho pubblicato una prova, basta. La prova che ho fatto nel video. Ciao, beh. Quella è la prova costruttori Ciao, voglio. dove con la Citroen Ciao sul ghiaccio e la neve. ragazzi. Quella dove è andata meglio, non mi ricordo il nome della mappa comunque, della tappa. Ma li devi sentire perché un video una volta che è uscito da 3-4 ore poi non lo raddrizzi più, eh. Non è che se lo fai domani poi ottieni gli stessi risultati. Devo migliorare. Qua l'abbiamo vinta sta gara, però facendo la gara Te all'incontrario. l'ho scritto su Instagram, nome del server. Mi devo soffiare un'altra volta il naso. Soffolo, soffolo. No, lunghissimo super. Sì, corre, stamattina noi ti racconta quel. No, per quando avevo il naso intasato non riuscivo a respirare. Ah, vedi che non sia sintomatica, allora. Ah, soltanto il naso tappato, quello ancora ce l'ha. C'è il naso tappato. Dopo mia mamma ha chiamato mio fratello perché avevo portato un po' di roba. E gli ho detto fammi comprare il coso, lo spray per il naso perché sennò muoio. Ma invece mi si è stappato il naso. Però mi cola, Grazie, ci ho messo lo spray. mi cola. Stanotte prima che vado a dormire glielo rimetto Lo così dormo. ributti dentro. Stanotte 2 volte ho. 2 ore ho dormito. 2 o 3 ore più o meno. Vuole pegna, ma lo sai qual cazzo ha successo stanotte? Qua il vento ha fatto un Il vento. macello. Mannaggia, Porca zitto, va. casa mia. Non dici niente. Ma mio fratello gli ha cacciato una finestra, ti capisco. Io c'avevo tutti i video a carica notturni, quelli più lunghi che non si caricano di giorno. Detto questo, mo se ne mi stacca l'antenna di internet. È Ma pazzesca, qua va. da me, aspetta, ma guarda, mo te lo faccio vedere qua. Scusami, righe comunque. Faglielo vedere, faglielo vedere. Guarda, eccolo qui, il nome. Namek si chiama. Puoi trovarlo. Guarda qui ed entri. Tutto Tutto questo quanto. aspetta a te. Comunque, Sì. stanotte qua ha fatto un massacro, ha fatto Oddio, a me mi si è spaventato, poi. veramente. Comunque stanotte è stato un vento durissimo, cioè nel senso. Non ho mai sentito un vento così forte. Mamma mia, non mi di niente, ho iniziato a fare certe botte, una paura, perché dopo. Cioè, sto in pianura, qua ci pia da pazzi e sentivo proprio le cose a vola fuori. Non si sa che Invece cazzo dove sto io? combinato. Sto dentro, possiamo dire, quasi dentro un fosso, tutto là, l'aria.
abbastanza un disastro, però, amen. Non ho una fatta da anni, c'ho pure per l'antenna, perché poi camera mia c'ha le finestre vecchie, sai quante cazzo si muove, la finestra si batte, si abbotte, pare che ti sta per aprire la finestra. Però cazzo mio, ciao Luca, pisalli. Ha voluto. Maxi, però, Che sì. fanno dei babbuini a guardare la live. Ma perché tu abiti ad Adri, Luca? Ad Adri stanotte ha fatto un massacro. Ma aspetta, poi metto il tuo nome, ti invito io, dai. Stanotte ad Adri ha fatto un massacro. Ah, Sì, tre. stanotte. Un fulmine ha fatto incendi a mezzo Adri. Invito io, ti Ma raga, mi sa che invito. Va bene, l'Alfa non è la comunque. macchina ideale, perché vede che siamo stralenti, porco zio. Oh, ecco la nostra Francesca. Ciao, Francesca. No, perché ci stai tu, vado più veloce. Perso, però. Che già ho Da sbagliato mezzo, qua. tre quarti. Allora, benissimo così. Ok. Più di mezzo, allora. Ma se apriamo qua, che succede? Ma la pingu, devo andare in box manualmente. Vabbè, raga, questa prima gara molto macabra. Un secondo e uno di distacco non è manco tanto male, eh. Pure mi sono lavato, ma appena sono uscito. E grazie a Dio che questa sera funzionava tutto a casa mia. È venuto Giovannino l'altra sera, siamo andati a mangiare, mi sono dovuto fare la doccia congelata. Lo sapete, i strilli sotto. Ciao! Oh, oh, oh! Così. Follia proprio. Vabbè, raga, c'è un altro giro a disposizione. Proviamo a abbassare un po' il tempo. Domani sì. Ah, domani vorrei fare un video, senti se vi piace l'idea. Di tutti i passi e gli sgarri che faccio. È arrivato Pietro. E fregna Max, secondo te, una giornata di sgarro documentata. Dai, ultimo giro per Corris. Allora inviata un altro Pietro. Guarda un attimo su Instagram, ti scrivo quello che mi dici tu quale sei. Così se no non la risolviamo. Ah, sono andandoni. Aspettate, raga. No, sono andato largo, ciao, finito pure sto giro qua. Boh, qua la gara è lunghissima, voglio, mi sa sono 16 a 7 giri. Ah, sta a migliorare addirittura, guarda là. Con tutto che ho fatto 26 bordelli. Sì, il metabolismo, io me lo so venuto il metabolismo, Francesco. A me è più lento di una tartaruga il metabolismo, se no non dovrei fare ogni anno diete devastanti. Metabolismo ancora più lento. E vai, siamo riusciti a migliorare. Minchia, quinto, Maxi! La neve. Ma stavo decimo! Cioè, stavo decimo, fino a mo'. Mo' sto quinto. Buono, E cosa buona. vai! Sono finite le qualifiche, se no potevi arrivare pure prima, secondo me. Ma no, primo, ho fatto un giro che tra l'altro ho fatto pure un errore grave. All'inizio sono riuscito a fare quinto lo stesso. Yebba! C'è Arturo lì più sopra. Ma Più sopra no, più sotto sì. come?
Raga, quindi qua è da vedere. È da vedere. Molto bene. Cazzo, vuoi obbligare il video. Non lo pubblico, ma lo pubblico dopo. Ciao, Aglio! Corris con la zampata finale passa dal decimo al quinto posto. Yebba! E ci giochiamo il podio. Andiamo a vedere sotto chi ci sta. Gli italiani quanti siamo? Goli, 4 italiani, ragazzi! Tutti zozzoni, però. Tutti lerci siamo noi. Ah, Mostrano, però. ok. Si sentono i rotti alla live tua. Sì, si sente tutto, carra, quello che Ah, dici. boh, voglio. Succede. Dai, raga, ditelo che è più bello quando sentite super. A rottare. Frate, sta gente mi si abbona apposta qua. Brava, da Corre, devi bravo. fare i video di ruttato. Ma non so rottare, Maxi. Ah, cazzo, non si può mettere le dure. Allora, esiste il corsivo, esiste l'urlato, esiste il grassetto, ma vendiamolo Sì, ma ti rendi conto, il 18 giri ruttato. qua? 18 giri mi avete piegato la barella dopo la gara, mi avete portato all'ospedale. Ma corpo Miseria, Dio! 40 minuti sarebbero, 40, no, di più di 40. Sì, 1 minuto e 40, 35 a giro. 10, 13 minuti, 20 minuti e qualcosa, ma è tosta, porco Dio, qua è una pista tutta curva. Sbagli mezza curva, se senza sa dove finire. E vabbè. Dimmi Ta-ta-ta! quando ti vorrei mandare. Axi, senti la musichetta. Gli inni nazionali. L'Italia rappresentata dall'Ercio Supercorris, coadiuvato dal trattorista Maxi Gamer e da Arturo Passoduro. Sì. Ma li metto sempre belle animazioni. Ciao, voglio! Tutti in piedi sul divano! Maxi, stiamo per scatenare l'inferno. Preparati. Ma tu non lo vedrai perché Ah. stai agricolando. No, no, sto vedendo, siamo ancora fermi. C'è un po' di problemi. Troppo Era è vaghi, ma tosta. piove. Guarda questa Corris là, guardalo là, guardalo. Dietro un'altra Alfa, ma la seconda la facciamo con l'Alfa mia, quella Martini Racing. Ma questa non è italiana, Bindman. Ok, Ricky. Sirion è italiana. Che fa rima con Cuion. Post manga italiana. Ma mi sa che Retterina non andava la 155, raga, ai ai ai. Mister Chop. Bella. Comunque bellissima, 155 basta. Guarda questo, quanto è bella. No, La Subaru. la 155, mo la vedi, La mezza Subaru. bianca. Ah, questa qua con tutti i colori del tricolore. Bellissima. Ma dopo corriamo con quella Quanto è Martini costato? Racing, vedi? L'ufficiale. Ancora più bella. No, questo se cazzo li vedo, Anche Lucazzo. La Subaru con la livrea Red Bull. Grazie. No, Red Bull no, 555, che è quella che ci correva all'epoca veramente. Se parte, Franz! E non so se sia una cosa positiva. Anziché un negativo. Ma dobbiamo evitare l'inculata dietro a Maxi. Tipica di queste Quella gare. passò. Si parte, raga. Che 10 la mandi buona. E chi te la posso rimandare? Ai ai ai. Già va larga la Subarazzo! Che fa rima con sto mazzo.
E due alfa di Alfa Italia, attaccate! Arriva subito Corris. Subito aggressivo super. Preme. C'è il 180. Ah, dammi un po' di scie, porco zio. Raga, mi sa che la benzina non basta per tutta la gara, dobbiamo gestire. Porco zio. Probabilmente è così, dai. No, no cazzo, mi ha frenato la macchina. Guarda questa tre qua dietro. Ho capito, ragazzi, c'è da gestire la benzina in questa gara, non me l'aspettavo. No, voglio. Aspettative per il futuro. Levarmi dai coglioni sti due qua dietro. Vorrei credere di avercela molto dura. Ma quello ce l'ho sempre Credo duro ci io, arrivi. non è che è un'aspettativa. No, cazzo. No, pezzo di me, ma te lo vuoi fa un culo? Testo un vamone di merda. Guarda che cazzi figlio di puttana, guarda. Allora, Cazzo di raga, io esco. bastardo. Infatti quello farò. Ma esco sperando che non mi dà il copyright. Ci sta la musica un po'. Guarda, nulla è perduto, eh. Troppi figli di puttana infami sono ovunque a sto gioco, che ufa. Canna d'acici dei corti va Maxi. Sto per dire quella. Adesso il server si chiama Maxi. Raga, vi ricordo che su YouTube Super hanno fatto un corso da YouTuber Per su diventare dei trombatori. YouTube per diventare YouTuber professionisti. Tante. E per Sì, fare più rimane. sesso. Quello anche. Mi interessano delle due cose. Sapete dove andare? Dove entrare? Entrate, ragazzi. Metto Dove entrate all'esterno per Corris, su Cioppo. Mister Cioppo, dove cazzo sta? Ma Rippa, per forza dobbiamo fare quelle 23. Beh. c'è tutto il tempo per recuperare, Franz. Dai, cazzo, però, eh.
fazzoletti, fazzoletti, ecco. Arrivo, ragazzi. Non devo mettere marcio, mi dice quel coglione del tutorial, perché vedi quanto perdo poi. Devo guidare a casa. Oddio. Correi avrei messo a ogni curva la prima. Però dopo mi sarei girato perché la macchina... No, quello mette la terza subito in uscita della curva e se la metto io mi se ne cala il motore. Se la mette lui va. Evidentemente la... lui con la Viper l'ha fatta e la Viper va, ma questa non è la Viper. Allora, Ricky, puoi scegliere tra le tre farm appena entri, se vuoi stare con me, se vuoi stare, vuoi stare da me. Ok, entra nella mia quando ho comprato il gesto terreno. Questa gara sta andando. No, io sto recuperando. Ci avevo a 2 secondi questi. Ma vado più veloci questi, lo so. Dai, leva te. Si vede un po'. Super tenta di sorpassare. Lui mi chiude lo stesso, ma passa. Capito. Non è che puoi chiuda, come cazzo te pare. Esatto, tu apri. Ah, l'hai visto che ti sto attaccando? Sto dentro, chiudi, come se non ci fossi. Non può fare quelle che te par qua. Se vuoi corre. No, vitale in gol. Tanto questo è uno di quelli che va a finire a arrivare dritto. Spero no. Allora, Ricky, che trattore vuoi? Il Cosworth. Qui verrà una cosa speciale. Ragazzi, cioè abbiamo recuperato sul primo, stavamo a 7 secondi, mo siamo a 4 secondi e 9, non so se l'avete capita, eh. Siamo i più veloci in pista, tra l'altro. Ok, trattore legge. Allora, siccome non abbiamo i soldi che ci servono, abbiamo delle cose speciali. Compriamo un trattore piccolo per adesso, dai. Oh, penalità questo avanti, bene. Arriva super. 4-4, lercio. No, largo, errorissimo di Corris. Siamo là, ragazzi, siamo veloci. Ci stiamo ricongiungendo al gruppetto qua, dei tozzoni. Invece che sono amante dei perdoni. Guarda sto io, no, ma dopo una botta sto cretino. Cazzo di cretini che ci stanno al mondo, guarda. Quante volte l'ho detto, France, sempre di poco rispetto a quello che le devo dire. Oh, leviamoci dalla scia. Comunque, Ricky, io prendo un case perché non ho mai usato un case. Quello per le femmine, guarda, è bello. Stanno tutti i trucchi dentro. Questo abbassa i tempi, giro dopo giro. Impressionante. Corre un po' tempo di soldi. Ma li vado a cacà, aspetta, vieni al bagno. Anna, voglio adesso, ma recuperare.
Siamo un decimo da giro veloce. E non ci abbiamo la scia di un cazzo di nessuno, quello è il problema. Siamo soli. Minchia, Max ha guadagnato mezzo secondo in una curva. Sì, vedo, vedo. Arriva super indiavolato. Allora, ritmo, non leggiamo una cosa, non ci può essere. Guarda là, per un centesimo ho fatto il giro veloce. Cioè, mi rendi conto. Cioè, ti sta a rendere conto? Quella ha fatto 1.35, 4.48 e ha fatto 1.35, 4.49. Madonna quanto sto. Raga, mi sta rapasta il phone a me. Ho perso qualcosa, proprio di la stronzata ho perso. Arriva super, inizia a sentire un po' di scia. Finalmente! All'attacco dei primi quattro! Cazzo, sto fa Maxi! Stavo ottavo! Vedo, vedo. Ancora super vedente che la strada qui. Arriva! Datemi la scia, cazzo! E il fatto era qua perdiamo. Siamo gli unici pirla che non c'hanno la scia. Ma che cazzo dice questo? Ho fatto il giro... Ah, non l'ho fatto il giro veloce. Manco mo. Porco zio. Ma perché il rettilineo perdo io? Perdo le vagonate di secondi. Non si sa perché. Ah! Si muove l'alfa! Ai ai ai! Ci sale Ricky, non ho preso il terreno di base, ho preso questa. No! Errore di core, spremami dalla penalità, copiati il muro. Sirion, l'altro italiano! Arriva Corris, ora c'ha pure la scia però. Dai cazzi gara sta succedendo, metà gara siamo. Tutto all'attacco super. Allora, io inizio da di letto, inizio da qua, visto che il campo è grande, ok. No, non frena a cuci, frate. Carragongo, questa è una super gara. Si, butta dentro Corris! E passa Sirion! Ma spero na Sirion che ti tira una cucciata, madonna mia, eh! Guardi che bastardo, va, ce l'ho io la scia, guardi che stronzo, va! Sono fide puttane, sì. No, ho infrenato a due voi per le macchie. Pita qua. Passa super! Di cattiveria, di stronzaggine pura! Yebba! E questo avanti c'ha pure la penalità, quindi siamo a podio per ora. Sono andato lungo qua. Pole position! Pole position per super Corris. Guarda questo qua come sta a smadonna. Penalità, quella avanti è la penalità, giusto? Sì. Ma a me non ci interessa. No, bravo, metti davanti, metti. Dacci pure la scia. Genio, guarda quanto è furbo questo. Dacci pure la scia, vai, vai. Poteva entrare, raga. Ho rallentato un po' di più. Proprio per farmi dare la scia da sto polletto qua. Quanto è furbo, va. Ciao, frate.
Sì, vattala a pià ancora, vattala a pià. Cazzo, lunghissimo, raga, sono arrivato. Porco zio, ho preso troppa scia. Non voglio la sto, dai a questo. Che sfiga, va. Errore di valutazione, questo è un errore mio stupido. Guarda, si imparano tutti dai propri errori. Ma quanto è stupida questa? Manca la scia sta pia, quanto cazzo è cretino, va. Ah! Oh, si muove Quella proprio la gara l'alfona. perfetta. Sì, Lucazza, gara perfetta, se Bing. Però ce l'ha là, Corris. Però ho perso qualcosa. Raga, le gomme iniziano a rompere un po' i coglioni. Sono molto sincero. Righi, non distingi tanto le piante, se no dopo non riusciamo a raccogliere. Guadagna, Corris, guadagna. Ma si deve togliere dalla zona scia. Gara epica. Sono proprio a divertire, ragazzi. Come uno pazzo. Corra, cosa ho visto? Ah, che visto. Le macchine, posso farmi? Vanno un punto, vengono a girare e ritornano in giù. Fanno sempre lo stesso giro. Che mo fa? Che burlone, È venuta un Ducato una cosa qua. È un Audi a far girare. Sembra che stavano a far gara. tu pensavi che c'era vera gente nelle macchine che viveva veramente dentro Farming, eh? No, però credevo che succedesse come negli altri farming, arrivavano a un certo punto e scomparivano. Ah, tipo rapimenti alieni. Ne parleremo, raga, pure di questo. E intanto Corri si inizia a percepire scia. Ora se non faccio manco mai il giro veloce, allora mi tiro un cazzotto ai coglioni, ve lo dico subito. No, guarda che ti servono ancora. Ho capito, ma non è possibile, eh. Cioè io sto per tutta la pista mezzo secondo in vantaggio rispetto al giro veloce, arrivo sul traguardo e perdo mezzo secondo. Spiegamelo tu. Questo non lo so. Mango io. Giretto velocetto. Ora sto recupera troppo Sì. poco. Non va bene. Ah sì, in parte. Penso di sì. Dai, corro però, porco di Lourdes. La svita. Raga, tanti piccoli errori che poi non ci portano al risultato. Che fin quando non prendo la scia di sti due è inutile provare. Rimaniamo sempre qua un secondo e mezzo, due. Andarci perché non recupereremo niente. Cristoforo Colombo.
Dalla va, porco zio, sta curva di merda. 13 volte lo sbaglia, 13 volte, Max. Mannaggia Eva. Sto bene con Rasso, sto bene più, sto Io mi sono allenato su Formula 1, ecco perché sto andando veloce. No, ma infatti è pure fortunato come numero, vedi? Ah dai, perdete un po' di tempo, fatemi rientrare pure a me. Ah, oh, c'ho la penalità il primo. Bene, bene, bene. Mo l'ho pigliati, cazzo. Stanno a fasti due qua. Arriva pure super, porco di Lourdes. E mo sono cazzi amari. Quattro giri per tentar. Mo ci buttiamo dentro, sì, porca di Eva. Dell'incoronata. Gliel'ha buttato dentro. Bello vedere che non, nessuno capisce quando gli sta a pezzo al passo. Non si scansi nessuno. Fanno le traiettorie come i bot di Formula 1, come se non ci fossi. Passa super intanto. Come quello con la Mercedes oggi. Nelle gare online di Formula 1. Ah, di... sta una fat strike. Ho visto, ho visto. Ah dai, ma quanta cazzo sti piani? Am, porco zio. A me non è che ha fatto tanti danni. E corri, c'è, mo ci serve la scia. Sì, sì, fa lo scema, fa. Guarda chi ci sta qua. Amico tuo ci sta. Eh no, guarda sto stronzo, ma tamponato sto figlio di puttana. Se da morì, madonna mia. Te sto cuglione de merda. Se da piano bene. Stato cretino, sta a fare fuori strada, pensa Fabia. URC. Rimane secondo Corris. Cioè qua va del triplo di questo, ragazzi, va del triplo. No, lo doppio, lo triplo, guarda qua. Temporal. Cazzo, pure non è palla. Ha fatto certe... certi grilli. C'erano arrivati russi. Gira super pazzesco! Porco di Lourdes! Supremacy! Gulam Mamet! E ma fuggi, corra, cazzo, fuggi!
Porco di Lourdes, porco. Super, ti saluta Ricky. Yebba! Ciao, voglio. Un po' larghetto Corsia, ma vedi, dopo mi emoziono sempre quando vado prima. Accelera ancora in curva. Rischio che mi giri, ma devo prendere vantaggio, sennò questi ci piano qua. Ultimo giro. All'inizio ho gestito pure come un salame, perché pensavo bisognava pure gestire un po' la benzina, le gomme. Invece qua a tavoletta si potevi. Errori, però almeno hai risparmiato le gomme, che non puoi sapere se Cioè, dopo Luca, è nuovo le gomme. basta. Non ci Cazzo, ancora serviva risparmiare nuove. le gomme, Maxi, qua. Si poteva spingere da subito, ma va bene così. A noi ci piace il finale trailer. Cazzo! Che ci pensava una cosa di queste, ragazzi? Una qualifica di merda! È una gara iniziata ancora peggio, la resta a vincere! Seconda vittoria su due! Yebba! Giro veloce! Supremacy! Mo' la seconda gara non la facciamo! Che È come cazzo! dice Manzù, il predestinato vince. Maxi, quella vittoria epica! Eh sì, porco tu. Vai, voglio cazzo! Che cazzo di gara pazzesca! La rimonta unica! Sbagliando pochissimo! Madonna mia! Prego, raga. Sto in fibrillazione perché non ci credevo manco io. Anzi, volevo quittà. E All'ottavo. Cioè, invece. stavo al terzo giro o al quarto? Ottavo stavo. Ma ho sbattuto su pezzo del merda che arrivate, mi sa. Non lo so se è quel pezzo che mi ha sbattuto fuori. Vai, cazzo, Maxi. Giro veloce e vittoria. Ma io potevo girare ancora più veloce. Pazzesco. Mamma mia. Incredibile, raga. Non ci credo. Adesso mi buttano fuori e vinciamo per distacco. E là ho perso molta pure concentrazione. Tra quei primi giri stavo andando pure piano apposta. E vai, raga, Nation Cup, due gare e due vittorie.
Scusate se è poco. Minchia, Maxi. Perso 6 anni di vita. dura. Vediamo se sta qualche garetta qua che possiamo fare. Potremmo fare sto. Che ore sono, raga? Scrivetemi che ore sono e vediamo un po' se vogliamo fare lago maggiore. Perché. Fuci, boh. 22:48. E allora conviene a fare quella, dai. Cazzo d'eccitazione, raga. Fatemi vedere il tutorial di Lago Maggiore, se vogliamo fare la gara bene pure qua. Pazzesco, raga. Mai mollare, vedete? Mai mollare, cazzo, nella vita. Ma non è migliore, Francia, io entro, mi sono allenato. Sono partito, ho visto il tutorial con Max. Prima di partire la live, sto a vedere il tutorial per capire che cazzo devo fare. Perdevo velocità in rettilineo, cioè vedi, sono uno molto poco voglioso di allenarsi. Ho detto, mo ci provo a fare due cazzate. Però vedi, poi ti soddisfazioni questo, perché alla fin fine tu senza stare giorni e giorni qua a allenarti, batti gente in categoria B, non è che ci sta l'ICS, categoria B è tosta. A me mi sono sempre adattato. Se tu vedi le gare che ho fatto le altre volte, io sempre così ho fatto. Cioè, a me se non mi buttano fuori, io il podio, ho fatto una marea di vittorie l'anno scorso di podi, però, vedi, ci sta gli strunz, pure in categoria B ti buttano fuori ogni volta. Aspettate, ragazzi, facciamo pure questo. Però va bene, non è un problema. Poi alla fin fine vedi il destino, quando uno è stronzo, restituisce sempre tutto a tutti. Tranne a Maxi. Sì, ma mannaggia, ma perché cagna sempre un layout delle piste Gran Turismo? E a me. Fatemi vedere, ragazzi, se da qua non si capisce un cappero. Prendi la 255 No, ma questo è mo sonno. Mo piamo. Vogliamo Martini piare la supra, raga? Andiamo a fare la cazzata. Race. Dai. Comunque bella anche la Lamborghini. Non mi ricordo più il nome. Spesa 300.000 euro, grazie. Ma ci vuole pure che faceva schifo. 300.000 euro di preparazione c'ho la Lamborghini. Porco zio. Appena finita di falciare, raccogliamo. Vogliamo fare insilato così facciamo subito un po' di soldi. Ragazzi, proviamo il Suprazzo. Non l'ho mai guidata. Cioè, una volta solo per fare le missioni. Ma vediamo come va. Fatemi vedere solo la pista. Comunque, per la Supra è una bella macchina, però non lo so se è gestibile. Ma quelle vecchie Maxi, sempre lo stesso problema. Esatto, trazione posteriore soprattutto, quindi. Ma non ci è arrivata, Francia, per poco non ci è arrivata. A 400. Ma basta che allunghi i rapporti, quello fa pure 450. Minchia, voglio. Però i punti di frenata sono uguali a quelli dell'altra volta, più o meno. Però cagni le marce, vedi? Questa è la stessa gara dell'altra volta, Max, che abbiamo fatto quelle cazze di Magnus inguidabile. Ah, vero, sì. Però cambiano, mi sa. Boh. O cambiano le marce. Fammi vedere qua. Sì, cambiano le marce. Raga, vogliamo fare una live domattina sul secondo canale, SnowRunner, On The Road. Che vi piacerebbe vedere? Ciao, voglio. Raga, ancora mi riesco a ripigliare. Vediamo cosa dico. Chi sta in live da me che volete vedere domattina nel canale di Super? Un bel pisello. Grosso. Già avete sentito però. On Che the problema. road, scrive. 100 metri. No, va che facciamo assetto corse domattina? C'ho voglia assetto corse. Proprio se mi girano le balle, domani sera possiamo rifare casomai il mini championship. Appena sera possiamo fare finta che non ci stanno le regole del abbonarsi per forza. Ma una volta può succedere. Vero.
a provare il suo prazzo, ragazzi. Vediamo se è gestibile sta macchina. Oh, che bella, voglio. Oh, cazzo. Bella, raga, questo mi ricordo quando ero un bambino e giocavo sempre con questi cazzo di giochi. Vedi? Mi risponde pure lui, è rotto, Maxi. Mi devo soffiare un'altra volta il naso, mangio i nasi. Arrivo. Oh, ecco Daviduccio, Davido, ma te l'hai vista la gara, da? Ah, te la sei vista la gara, da? Minchia. Allora, pensa come dovresti parlare nei video. Mo' magari non così esagerate, però più o meno. Comunque, Davide, stai facendo un bel lavoro qua sopra. Io adesso ti sto quasi Però... guardando. Si perde in alcune cazzatelle che deve capire. Io mi perdo in tutto per Ho mal di capito, vista. ma... L'ho detto a Davide. Più tempo ci mette a capire queste cose, più ci vuole tempo per far crescere il canale. Che ho già fatto uscire il video senza la copertina, col titolo sbagliato. Non va bene. Però ci stiamo a lavorare. No. Ah? Sì. Mandate 18 messaggi Apposta. vocali. Ma che rompo le palle, voglio. Io dopo quando devo fare una cosa rompo i coglioni veramente. Infatti a Davide quanti messaggi ti ho mandato? Da. Secondo me il suo prazzo va bene per sta pista. Tanti. E quanti te ne arriveranno ancora? Tu pensavi che era una passeggiata. Come quel ragazzetto l'altra sera mi ha scritto: ma io se mi abbono poi divento subito, cioè divento famoso su YouTube. Fratello, tu ti puoi Sì. abbonare, ma devi fare il lavoro. Non è che ti faccio un lavoro al posto tuo, io ti do l'infarinata. Poi sei tu che devi impegnarti tutti i giorni. Faccio pure i video io, allora, cioè, mi cagate proprio qua. Mi piace il suo prazzo, ragazzi. Oh, cazzo! Ma pure rima. Mamma mia. Sì, ma quella. Cioè, devi stare sul pezzo. Dopo ti odio altre cose, perché ci sta ancora altro da dire. Sulla gara che hai fatto. Poi ti spiego dopo, ti mando un messaggio appena finisco qua. Sì, ne parlo bene, però fino a quando non la provi nelle piste dove si corre, non lo puoi sapere. Io l'ho provata a Tokyo. Come si chiama là? Raceway. E quella non è una pista, è un'autostrada. Ma qua a correrci davvero ti dico che buona macchina. Però mo vediamo con gli altri, perché qua con 1,21 secondo me anche nei primi 10 stiamo. E se vai a dormire da che non c'è la festa sveglio, te li leggi domani, perché. Vabbè, ma non te lo posso dire, ma te lo dirò dopo. Tanto, raga, Davide, l'unico che ha avuto il Esatto. coraggio fino a mo' di fare sta cosa è l'unico che intanto sta già a lavorare. Fra 6 mesi Davide ci avrà una marea di iscritti e già inizia ad andare verso la monetizzazione. E l'altra gente che sta ancora a aspettare, ma chissà se conviene a farlo, state ancora là. Dai, che ve posso fare? Beh sì, però secondo me conviene tutto falciare prima. Però se vuoi puoi iniziare anche a raccogliere. Davide mi sta piacendo sinceramente moltissimo. Sì, ma vabbè, cioè, capiamoci, voglio. Davide parte da sotto zero proprio, eh? Come tanti, mica perché sto a dire perché è Davide, però parte da sotto zero, ma anche da zero. Basta, sto fatto. Cioè, parte proprio da sotto zero, eh? Cioè, dobbiamo fare tutta la base. Oggi mi è piaciuto, gli ho detto che deve parlare con più enfasi durante i video. Infatti, andate a vedere i video di Formula 1 di Davide, molto più energico nel parlare, nel...
nell'enfatizzare quello che sta a fa. Può fare una gara di Formula 1 e sti. Ciao ragazzi, sto correndo, mo faccio la curva qua, mo là. Cioè la gente vuole dire, ehi, eccomi qua, mo tira una botta a questo, mo tira una cucciata a quest'altro. Sì, Francesco, chi si vuole iscrivere al canale di Davide? Davide La Monica Gaming, e vi dico, work in progress, quindi quello che vedete ora fra un mese non lo vedrete più, vedete molto diversamente. Perciò, Marco Man. E chi c'ha voglia di fare quello che sta facendo Davide? Metti il link, Ancora adà. devi cambiare. Ah? Però non lo so se qui lo cancello sinceramente Twitch. Basta fai tuoni, mi sa. Sì. Una botta pazzesca. Comunque raga, ve lo da subito Davide La Monica. Se cercate. Ah, allora non si fa corteggiare, Davide. Te lo da subito, subito. Un po' come te a Arturo. Ma cazzo, macchina bella, raga. Cioè, questa macchina fa proprio slabbrare. Porco zio. Ma ti piace a te sta macchina? Cioè, Il suprazzo, sì. va, il Suprazzo fa paura. Allora, ragazzi, domani mia Ancora mamma mi ha devi. fatto un regalo. Max, indovina. No. La torta al limone. Le. Ciambellone. No. Le, già t'ho detto a lei, già si capisce, quindi. Cosa? Ok, sì, subito. Vai tranquilla, da. A Frank, si è persa una gara che passa alla storia. Dovevamo Sì, ma ti metto per la trincea, ti metto. anche immaginare che è successo nella prima gara. Infatti, non la rifaccio perché abbiamo vinto. Ma non. Vattela a rivedere se vuoi vedere come abbiamo vinto. Raga, a me mi frega che non c'ho Ancora tempo. questo. Se no, già avrei fatto 20 video pure d'approfondimento sul canale. Sull'abbonamento Platinum, che sta tante cose a dire. Davide c'ha 322 iscritti e c'ha pure parecchie visualizzazioni ai video per come è partito ed è piccolo. Però potrebbe fare molto di più. Quando stiamo qua, oh. Minchia. Raga, vi dico soltanto con i consigli che ha mandato anche a me Super oggi ho Tromba di più. fatto più visualizzazioni. Mi giuro. Minchia quanto stiamo dietro, Quindi voglio. io e Davide siamo la prova vivente. Vabbè, aspetta. Si può fare ancora meglio, non ti preoccupare. Cazzo, allora dopo mi piglio pure io la Sì. Nissan dell'84, Frangè. Però già mi ha dato. Già mi ha impostato un metodo che posso sviluppare. Infatti non lo stiamo a dire a te. Sto dicendo a tutti quelli che guardano e poi mi dicono che mi dai un consiglio. Ma io non te lo do il consiglio, perché a me chi me l'ha dato il consiglio? Cioè, ho fatto pure i video per aiutare la gente all'inizio delle cose, ma. Sì, purtroppo. Hai visto? 30 iscritti ha aumentato Davide in 6 giorni. Capito? Mamo, non ti preoccupare, dai, che mo faremo ancora peggio. Minchia. Ma il corso è sempre quello, sia se sei anziana che sei giovane, è sempre quella. Cioè, le basi per crescere su YouTube e alimentare l'algoritmo sono le medesime, non è che cambiano. Cambia che chiaramente tu non farai copertine come quelle che faccio io, quelle che fa Davide, tutte addobbate, tutte appariscenti. Dovrai fare una copertina un po' più seriosa, ma la base è quella. Dipenza. O come fa Max? Oggi Max mi ha mandato la copertina e gli ho detto: guarda, sbagliate questa, questa e questa. Ma vaffanculo, va. Ma porco zio, mi è rimasta la prima inserita. Certo che lo compro, voglio, ma secondo voi compro RC The Regeneration? Che sta a fa questo con la Porsche? Ho inchiodato in mordi e stanno a fa!
Passa super. Raga, tutti possono crescere, soprattutto siete ragazzi giovani che avete il canale YouTube e volete migliorare. Mo è il momento, perché se partite da mo, in pochi anni vi fate un impero economico, vi fate. E c'avete un lavoro che non finisce mai, io ve lo dico per voi, a me che cazzo me ne frega. Sì, ho noleggiato tutto lì, tutto il negozio. Guarda la Porsche, guarda la che cazzo ha fatto. Io ve lo dico per voi, ve lo dico. A me non mi interessa. Io mi sono fatto il culo e sto dove sto. Infatti che ora dopo devo mandare pure io un'altra cosa. Ma se ti pensi che ti possono prendere per il culo, nella vita non puoi fare nulla, ragazzi. Cioè non puoi manco andare, che ti devo dire, nei luoghi pubblici, perché non stai a pensare che qualcuno ti stappia per culo. Sta di guarda quello là. Non è cucì, frate. Se tu vuoi fare una cosa, pure a me mi piano per il culo, che ti pensi? Se vuoi fare una cosa, prendi e la fai. Perché io devo eliminare, devo limitare la mia vita, perché la gente mi per culo. Non me ne frega a me, fatemi piano per culo. Qual è il problema? Che a Davide non lo piano per culo, a Max non lo piano per culo. Vabbè, a Max lo piano per culo, vorrei io. Pur Giovanni. Vai per scherzare, cioè tutti quanti per scherzare. Ma a me non mi interessa di niente di quello che pensano gente. Lo so, ma è normale. Tu solo dalla figa ti interessa, grazie a Lucazzo. Bravo, guarda, questo è il fare un ragionamento. Sto cazzo di Porsche guagliato inguidabili, guarda là, va. Arriva Corris sul suprazzo. Righi, ci sei? Esce meglio Corris, ne passa a due, voglio. Serata, sorpassi erpici. Va bene, però sti stronzi te sbattono poi. Guarda là, vai, stanno a fa, va. No, la Mercedes è uccisa, meno male. Righi, dopo quando vai a riportare... Anzi, non lo vado io. Con il mio attrezzino magico. Ho pure un attrezzino magico, Max, io. Poi te lo dico. Per esempio io ho visto che... vai, si ammazzano! Davide. Che vista. C'è farming. Quindi... Cioè ti sei innamorato di lui. Molto ben preferito. Ragazzi, dice a tutti Amos il mio youtuber preferito. Dice a me, lo dice a Davide. Lo diceva Ario. Va a vedere le live. Sapete che ha fatto l'altra sera? Dopo la live mia sono andata a vedere la live di Amos. C'è miseria, raga. Questo è un infiltrato, Maxi. Bannatevi. Le live di Amos, va a vedere. Proviamo a essere qualche amico di meno, perché mi piace. Sì, però Francesca, abbi presente che dobbiamo fare un lungo lavoro con Davide ancora, quindi non arrivare a a giudizi affrettati, perché Davide veramente lo stiamo prendendo da in mezzo il letame youtubistico e lo stiamo tirando fuori. Quindi non pensate che Davide è quello che vedi oggi, fra un po' di tempo non sarà più. Ma fa un duro lavoro, perché lui giustamente c'ha pure poco tempo, lavora. E quindi si rallenta il tutto, però... Oh cazzo. Però mi convida al giorno, però sto vedendo che va bene per Davide, per esempio. Fa belle visualizzazioni. Sì, sta aumentando le visualizzazioni, ma... Perché lui fa ancora degli errori molto grossolani sulle cose più importanti, perché ti ripeto... Per esempio, il fatto di non mettere la copertina a un video, lo fai uscire senza copertina, già è una cosa che ti penalizza. Sì, quello sì. Cioè, dai, i video li fai uscire sempre con la copertina e col titolo giusto. Poi tag, le cose, puoi pure cambiare. Oh, cazzo.
mi serve una motosega. E se Dio non ce lo nega, Max, ci faremo una bella motosega. Però intanto era pure qua, senza allenamento stiamo a viaggiare quasi sui tempi dei migliori. O il suprone, o il suprazzo, come piace a voi. È stabile, ma è oh. Dopodiché Oh cazzo. dobbiamo prendere le cose qui. Non preoccuparsi, ma arriva pure su Dopo questi. sì. Ma Minchia, 15 giri qua. Ma che è? La serata delle gare interminabili. Cioè, io se sapevo di... Se ci stava sto lavoro quando avevo 14-15 anni io, mo sarei uno degli youtuber più grandi, ma no, in Italia, al mondo proprio. All'epoca non ci stavo un cazzo, manco i Walkman. Tu devi cominciare quando ti senti di cominciare, però più tempo aspetti, più... Dimmi che stanno a fasti due. Per esempio c'è uno youtuber, infatti è grandissimo, è iniziato a 14 anni. Ma ti sto di... Molti lo conoscono. Sto di... Prima inizi, prima è meglio. Mo, chiaramente a 35 anni ho iniziato, capisci che pure a livello di pubblico. Un ragazzetto attira più tutti i ragazzetti l'età sua. L'età mia è più difficile attirare, soprattutto i giovincelli. Molto giovani e poco celli, soprattutto. Porco di Lourdes in croce, vado cazzo da girà, a Castel del Mondo si da girà. Sì, dammi le botte, dai, vai, vai, dammi le botte, dai. Dopodiché, quando vieni qua giù, prendi il trinciastocchi. No, cazzo. Francesca vuole diventare una tronista di uomini e donne, abbiamo capito, Francesca però, eh. Sì, ma ne possiamo far tarpia pure da chi sta qua dietro. Strike! Guarda che cretino questo va. Va che sta a fa' sto deficiente, va. Va che sta a fa' sto deficiente, va. A me mata la penalità. Cioè, sto cretino, guarda che sta a fa' sto deficiente, va. A me mata la penalità. Cioè, questo sta a sbattere chiunque ci sta sulla pista, sto de... Guarda là, va. Un'altra volta ha sbattuto. Cioè, manca la penalità, ma ci rendiamo conto che cazzo fa sto gioco incredibile. Cioè, ma ci stiamo a rendere conto, Gioco. voglio. Comunque a me mi stanno stupidi tutto, mi stanno stupidi questi giochi. Andiamo avanti, a posto di fare i giochi migliori, facciamo i giochi peggiori. A Basta. Ci parte ha rotto lo farming, cazzo. farming è perfetto. Fatemi vedere. Penso ce ne possiamo andare. Che già mi sono rotte le balle. Dopo quando ci stanno i cretini, a me mi sembra completamente la voglia di giocare. Che ore so? A che ora inizio qua? Sono 23:11. Sì, allora bi fra 2 ore, basta, basta altro cazzo. Allora, domani che ci sta? Andiamo a vedere. Minchia, Egg Speed Ring. Ma mi sa che faccio il contrario. Non faccio più la Manufacturer e faccio la Nation. Faccio assetto corsa. Ma che faccio? Vende cose la sera. Io una cosa faccio. Infatti. Ma la prossima gara di qui qual è? Boh. Ah, Deep Fo... No. Lago Ma... No, questo abbiamo fatto. Deep Forest le abbiamo fatte. Spa! E vai, raga, che cazzo di storia. Però Spa, che cazzo di macchina. No, noi. Stiffa. Vedi dopo che succede. Fai una gara mostruosa. Tutto al top. Becca un cretino in un'altra gara e torni in categoria BS. Sto a perdere pure la categoria. Guardate la lastrice, per un deficiente che va sbattendo tutta la gente. Sto cretino. De merda. Tirare. Sta morendo, mamma mia, va. Andiamo a fa' grattare due bigliettuzzi, va. Corra a grattare può nuocere alla salute. Così io mi gratto Comunque. tutti i giorni. Tanto
La forca mi gratta. Tre corna, quattro corna. Non lo so, Maxi, dipende da quanto è buona la tua fidanzata. Tre corna sicuro. No, guarda che cazzo mi ha dato, ma già ce l'ho, mi sa. Su prazzo. Qua da noi, di prima non si andava raccogliendo le balle. Allora, però no, facevamo così. Ti chiedevano, prendi la forca? Quale forca? Due corna, tre corna, quattro corna. Quattro corna sono quattro corna. Tre corna, tre corna, quattro, due corna. Non ci vuole il gioco del Day One, voglio. Se ti trovi la tua nicchia puoi fare qualsiasi gioco, pure vecchio, anzi pure il retro game puoi fare. Il problema è che se tu non impari le basi di come si fa a fare certe cose, non potrai mai crescere nell'ambito YouTube, perché Davide lo sa. Davide pensava che tante piccolezze non servivano a niente, ma invece YouTube ti fa crescere proprio in base alle piccolezze che azzecchi, capito? Proprio in base a quello tu cresci, non in base a... Tu non vedi quelli che mo crescono, che non se ne... Chi è cresciuto 10 anni fa mo si può permettere a fare video a casaccio, cresce lo stesso, ma chi parte, se non sei perfetto in tutto quello che fai, non crescerai mai. Cioè, sei buono a fare i video su YouTube, stai bene a fare... Non cresci. È così, eh. Raga, dobbiamo fare, ma il fatto è che mo ci sta ad aspettare 15 minuti, non c'ho voglia. Corra, vieniti pure tu su farming. Se da mo' sono disinstallato farming. Pure su. Ah, cioè, Ma sennò poi che poco se ne gara è? gioca. Che gara è questa, raga? Andiamo a fare qua una volta. Ma qua sicuramente lo peggio da quell'altra. Sì, ma solo il cliazzo posso pia. Ma che ore so? Che ore so, Maxi? Sono le. Se mi sposto il telefono. 23:14. Sono le 11:15. Oh, ma fatta entrare, ma andiamo a vedere. Andiamo a capire com'è. Blue Mosh, ma che cazzo di pista è questa? No, ma questa pista non l'ho fatta mai, ma che è? Mi sono accorto, ma è una pista che... Sì, l'ho fatta, ma chi cacchio se la ricorda? Sì, ma questo è il Far West, succederà, ragazzi. Ma oh, me la ricordo, abbiamo fatto all'altro lato. Anna, voglio tutti in conto sterzo, stingo a fare le curve. Ecco qui, piccolo errore. Maxi, ma tu te lo compreresti il Cliazzo? Ti Beh, piacerebbe? il criazzo come l'hai fatto tu, sì. Ma come lo faccio io, Maxi? È sempre bello. Raga, la gara più zozza Ok, dell'anno questa, secondo me. Manco Maxi riesce a farlo con l'utrattore. Ma che cazzo di pista è? Fa proprio cagare. Ah, buona. Ma cazzo, frenò. Sì, ma qua, ragazzi, non si capisce niente. Sì, ma infatti non si capisce i punti di frenata. Ma non lo so se ci sta un tutorial pure per qua. Ma non già voglio andarlo a vedere, dico la verità. La voglio fare alla Jerrica, la arrivo! Ciao Rico. Ciao. Oh cazzo. Io adesso qui finisco di falciare, dopo vado per Rico. Mamma mia.
fine settimana forse riaccendo la punta dello Sporting. Veramente, corra, ci fai un video. Vediamo. Se no fammelo in privato perché mi C'è sembra la che c'è fusion, c'hai? troppo. Io la fusion c'ho mio fratello. Ci ho fatto sesso diverse volte dentro. Sto raccontando l'altra sera. Ti immagini c'è la macchina che è di tuo fratello? Speriamo che non ti sei ripreso con il mio fratello. No, allora non è. Mio fratello c'ha la fusion diesel. Sì, se stai a piedi è ottimo. Ma già se c'hai il motorino disponibile, meglio lo motorino che la fusa. Siamo andati a Roma, quando sono andato a fare il provino per uomini e donne nel 2009. Tu pensi che in autostrada, cioè in autostrada a 120, facevi le semicurve dell'autostrada e si imbarcava. Pensate un po', ma fatti piano infarto attorno a casa. Non si sa mai, va. Francesco, tu sei una donna e secondo me è un bel cliazzo. Stabile, perché ci vivi ben da loro tu. Ah, un bel cliazzo secondo me, com'è questo qua, va? E vedi come ti trovi. No, ho sbagliato. Corra, ci voglio andare con la panda, se no ci voglio andare. Sì, clapante, sì, sopra l'autostrada clapante, guarda a me. Inizia a vibrare tutto, vedi le gomme che ti saltano Ah, di che lato. porposing. Sì, la prima serie da 1700 anni, mo. Manca i vetri a manovelle, te li vetri fissi, la prima serie. Raga, nonostante lo sbratto siamo decimi. Quindi c'è di peggio. Cazzo, ce l'ho pure io però la sciroccolo. Porca troia. Sta pure si chiama Alcol Copics. Sì, ma tutta la stessa macchina tengono qua. Cioè, già ti fa capire che sono proprio le lobby quelle dove la gente ci sta a correre stamattina. Sti quattro coglionazzi. Guarda qua, va. Io sono l'unico che c'ha il Cliazzo e ci sta Napoli e basta. Ah no, sta un'altra Clio avanti a me. Va bene, ogni tanto. Queste cazzo di spaghetti agli olio di mia mamma, un casino. Max, io parto in questa Comunque, gara. vai, vai, corre. Comunque, che devi fare, Ma che mannaggia se contro il corre? giro, ma qua Cioè, vabbè. che tu mi hai detto, indovina che regalo mi ha fatto mia mamma. Se ragionava, però non lo so se ragionava. Ah, giusto, già me l'avevo scordato. Lei che cosa? No, falsa partenza, raga, ma che cazzo di storia? Ha pure questo qua dietro. Cazzo. Sì, quello sta suonando. Ma che te suoni, le mortacci tua? Ma perché? Quella dietro. Ma come si fa a suonare? Ma sei tu che stai a suonare, Maxi? Porca zio. Ma qua ci sta gente che sta a Sinceramente, Premier R3 non lo so. suonare. Cazzo si fa a Cioè, suonare? perché? A me nemmeno suona la macchina. E adesso sto suonando. Oh, santo WRC, aiutami tu. Mi ha aiutato, però. Nonna, anzi, capisce niente qua. Ah, pure.
Prova Corris col Kliaz a passare all'interno. Sbaglia marcia però e non passa. Sì, ma stiamo a perdere da pazzi, voglio. Un problema. Eva. Sto a capire un cacchio, Maxi. Ma Ne sto vedendo. sì, ne perdo un decimo al secondo. Ma cazzo, ma queste sono gare che fanno proprio cagare. Ma che ci puoi giocare? Sono lì deficienti. Cioè, con queste macchine che non vanno un cazzo, sono inguidabili. Ma dai, a me piace correre con le macchine serie, no? Che qua. Ne vedi? Porco zio. Infatti, che cazzo ci può correre? Un austriaco, un tedesco. Sono le ringoglionite ci può correre queste macchine qua. Ma che è? Ma ne Sofia Mendana, arriva. vedi? Ma porco zio. Non c'è divertimento, toh. Non mantengono proprio la strada. Sì. Maxi, la gara più pallosa della storia. Andiamo a fare quell'altra. Va, dai, un'ultima gara ve la concedo. Ma andiamo a fare il gruppo 2. Andiamo a fare quell'altra di prima, però con una macchina seria, no? Che consigliate? Voi vogliamo vedere il gruppo 2 oppure vogliamo fare quest'altra? Ora quest'altra è un bordello di giri, eh. Però 25 minuti alla fin fine. Sì. Comunque, comunicazione per tutti i miei iscritti. C'è stato un problema con Farming e mi si è disinstallato il gioco. E quindi dovrò rifare tutte le serie da capo. Tutte. Amen. Quanti santi. Ah, che ma fa? Gruppo 2 o gruppo 3? Qui stanno dicendo nessuno. Dicete, dicete. Ah, ma sono tornato in categoria C, va a finire. Ce le va. Almeno. Dai, corra, ti vogliamo vedere in categoria B. Mo sono stato fino a in categoria B, sto vinto pure. In categoria C. No. Oh, ma io non sto capendo più niente. Ma In una che cosa categoria capita stai, Corra? spesso. Nella categoria S. CS? Sì, ma gruppo 2 mannaccia, l'ho fatto 6 volte oggi, porco zio. Sto farfando la gruppo 2. Mamma va. Che macchina da OP acqua? La Mercedes non va nelle curve, va solo in rettilineo. La GTR, corra. Ci stanno quasi tutte GTR qua. No, due ce ne stanno GTR. Sconsigliate. Come si chiamano queste GTR, corra, scusami? Spasmo GTR. Corra, GTR Nismo GT500. GTD. Quella là da 621 cavalli. Ma la GTD. No, GTR. C'è la GTD. GTD, sai. Non... Ma Max è normale. Corra, le ali. Il raffreddore, il Covid, a sto effetto. Va, distruggi il male, va. Così gli bloccano la live a Maxi Gamer. Come Calimero che mi dà il copyright. Puro Covid mi sa che date Calimero. Vabbè, la giacerò a caso, quindi.
Mille armi tu hai, non arrenderti mai. Penalità, sono sicura, va. Eccola là, gula mamma te patete. Sì, agli anni 80 è iniziato, come hai fatto per gli anni 70? Impossibile. Va, distruggi il male, va. Ma si chiamava prima Goldrake o prima UFO Robo, scusa. Che io quando è uscito UFO Robo, cioè si dice UFO Robo, non sapevo, ma chi cazzo era? Io sempre Goldrake l'ho visto. Io non so nemmeno di che cosa stai parlando, Ma Maxi, non è mia epoca. ma tu devi sapere tutto, Maxi, che appena femmina che vuole parlare di cartoni. Doraemon. Io i cartoni che mi vedevo da piccolo, era Doraemon, poi sono visto Ecco, proprio a spiegano tante visione. cose, mo Maxi. Che mi vedevo pure Solo Doraemon, un dopo cartone solo ha il visto Max nella sua vita. Pikachu, Bella. dopo vedevo pure Heidi, Bella. poi che vedevo pure Dragon Ball Z, a me non mi piaceva Giustamente, il cartone più famoso della storia. Fa schifo. Meglio di Doraemon e giocare Pippi Cazzalunga. prima non mi piaceva, eppure io giocavo. Si vede che sei un Cioè, cultore dei cartoni. a me non mi è mai piaciuto vedere i manga, quello è il bello mio. Non mi piace i manga. E quindi ovviamente non vedo manga molto. Poi che ho visto pure Uncle Grandpa, una cosa del Rompelo, raga, genere, come dai, si facci chiamava? pietra, guarda, guarda là, non lo piamo, guarda là, per un secondo, va. L'ho preso! Per un secondo ho Sempre preso il traguardo, Maxi! quello cartone che mi vedevo prima. Qual è? Ah boh, i Simpson. Ah, abbiamo Batman davanti a noi, eh. Ma non so se l'avete capito. Che popò di meno, che personaggi ci abbiamo qua. Maxi, praticamente lascia aperta. Se ti dovesse capitare con una ragazza di parlare di cartoni, passava davanti di riserva. Lascia Quanti anni hai? perdere. Ma tanto stiamo parlando di cartoni che manco io ero nato quando sono uscito. Ma io me li sono andato a recuperare. Non è che tu ti devi vedere solo quello che è accaduto da quando i nati in poi. A me mi è piaciuto recuperare tutto quello che c'è stato prima, ma sia in ambito sportivo che in ambito cartoni, musica. Che a me non mi piace Battisti, De André, Samort, cioè le canzoni hanno fatto tutte prima che nascevo io. Lucio Dalla, eppure me le vedo, me le sento. Andrea, a me piace moltissimo la canzone. Cioè non è che uno può dire, vabbè, io sono nato allo 2003, allo 2005, allo 2010, allora da quelle che succede, anche perché ti dico. Ora la musica non è spazzatura, è di più, cioè ma fa proprio schifo. Cioè ho visto l'altro giorno la Veramente. pubblicità del festival, Sant'Antonio, Giovanni, Pasquale, tutti i nomi della gente di mo. Cioè ma vaga fa ride proprio. Ecco perché ragazzi, la maggior parte sono rincoglioniti, porco zio. C'aveva. Bellissimo Gigi D'Agostino. Di Costino, Gigi di Costino, ragazzi. Il cugino No, di Gigi da D'Agostino, Costino. credo. Perché ci sta. Io sento soltanto queste canzoni, non mi piace più Gigi niente. d'Alessio. Gigi D'Alessio. Tu che ne sai? Frate, ho capito, ma se è fine mezz'ora prima, che cazzo tinga fa? Che siamo stati un giorno alla Parliamoci. PlayStation? Tu che ne sai, Maxi? Tu che ne sai quello che abbiamo fatto io e Giovanni un'altra sera, per esempio? Oh, Che ho Batman, visto ci abbiamo mai? avanti, ragazzi! Batman, Che avete fatto qualche film? Ecco, avrei fatto qualche film Maumma. sì. Qualche video Splash Maumma. si chiamava. Oddio, si è ammazzato un altro, che bello!
Guarda sto strofa, sto cretino, ma perché non ti spari, deficiente? Vita qua. Ah, ti è piaciuto a fa' lucretina? Ah! Corre, corre. E Batman, Batman è con agilità. In un attimo è qua, solo qua. Però sta dietro. Ci piace Batman, lo Batman? devi Ci vedere. piace com'è? E ci piace pure la figa, soprattutto. Quella là. Guarda che cazzo di cretino, ma va, meno male che ti tacci, coglione, deficiente di merda. Che cazzo di cretino che sta con me a sto francese di merda, va. Guarda là, va, sei tacciato finalmente. Te sto cretino. Ma tu ti incai, mi incazzi, pia sta zambata, sta mi visto veramente, raga, tornerei box le cucciati, Tres. Andate e mi incazzi. Cazzo di francese del cazzo. Però tu devi avere Ha tirato dritto, però ha buono. dovuto frenare, ha dovuto far passare. Ciao Davide, senti i messaggi che ti mando, poi mi raccomando e fai quello che ti dico. Buonanotte. Chi Ciao è? Davide. Chi stai di? Tu devi avere un bodyguard che ti blocca. A me. Ci vuoi sapore? In modo che ti blocca per non uccidere gli altri piloti. Ma veramente, wow, tu ci ridi, io non potrei mai correre veramente perché io veramente. Non si sa. Certe volte fa venire un A me nervoso. sembra. La criminalità a gambe se la dà. Con lui giustizia c'è, di forza ne ha per tre. E c'è un pisello così. Ma non dice mai di no, fa sempre tutto quel che può alle femmine però. Chi è No, no, questo no. qui? Vedi, vedi, Francia, la differenza. Io sono andato lungo, mi sono buttato all'esterno. Se mi mettevo dentro, ma questo qua davanti dava una botta e passavo io. Ma è giusto fare così? O è giusto mettersi all'esterno perché hai sbagliato, sei un coglione e fai passare gli altri, va? Sbagliate un'altra volta qua. Ma poi a me mi incuriosiva sempre perché diceva la musica è l'uomo pipistrello. E pensavo, ma che cazzo di pisello c'ha? Io pensavo all'uomo pisello. Distorcevi le parole. Io sembra, ma vedi perché io faccio tutti i nomi strani? Io distorgo tutto. Erpico, che non le vede. A me piace proprio, non lo so perché. Storpi nomi. E Corris ce l'ha duro in questo momento. Attenzione. Ma questo sta attento, ce ne sono ben tre davanti. Ben ten ci abbiamo davanti. Beh, grazie, frate, Marco Mann. Dammi un'altra botta, eh. Mi raccomando, sto fregne. Se ne uscite pure, capito? Ma date pure la botta. E mo non ti faccio passare, porco di lordo. È rapidissimo, è furbissimo, è giustissimo. Momento soffiata. Evviva la Germania! Ah, Blitz 84, sto mezzo cretino, l'abbiamo trovato proprio qualche altra volta. Tedesco di merda della mia età. Allo saccuccini ci permettevano le tedesche, Maxi. Ricordatelo. Eh sì. Infatti, guarda che Dopo bello, una tac. bella soffiata. Corrado, tu hai mai soffiato? Maxi, e corre, corre, Batman! Oh, ce l'ho dietro Batman, voglio! Ce l'abbiamo dietro Batman! E allora. Allora dobbiamo mettere la terza. Ma Alla Batman Mobile. La Batman Mobile. cazzo! Guarda là dove sta il podio, raga, non riusciamo a rientrare perché.
siamo troppo incarrati stasera. Però comunque con il T300 rispetto all'Ori Apex stai un po' meglio. Ci sta recuperando Batman. Maxi, tieni d'occhio Batman dietro. Otti, otti, che sta a fa questo? Dai, tranquillo, Batman. Però cazzo, è tranquillo, sta a recuperare. Tranquillo, siamo morti. Ah, capito? Soprattutto avere l'uomo pipistrello dietro a me non mi tranquillizza. Entrare pure qua, eravamo tanto forti con le gruppo 2, ma mo non riesco più. Boh. Non me lo sento più bene. Qual è stato? No? Qual è stata la causa perché Super non riesca mai a spingere tantissimo? Che non male in un cazzo e questo si allena. Ecco la causa. Ma perché? Ma perché? Ah boh, questo dai le curve, non si sa. Nanda, Batman è arrivato. E corre, corre Batman. Guarda, la manca la penalità, dai tutto largo all'esterno. Pazzesco. La sera, assetto corsa competizione, le avrebbe dato 3 ma pure qua. Ma se a me prima ha dato la penalità per molto meno. Warning, stavo per dire. E corre, corre Batman. E corre pure Maxi. Maxi ha scaricato MotoGP. Sta scaricando. Stanotte sono andata 16 volte la luce. Ragazzi, fra poco avremo un Maxi Gamer. No, oh, è uscito fuori Batman. Perso la posizione. Come ci abbiamo. Come su URC, Car Mechanic, Breakfast. Oh, più cazzo. Più ne ha più ne comunque, RC è bellissimo. Sono frega a me. Piccolo taglio. Allai. È rapidissimo. Ma sbaglio, URC è molto più guidabile da Dirt Rally. L'ho detto, la gente non ci crede. Io mi trovo meglio con VRC che con Dirt. Ah, Batman è arrivato. No, no. Io con le macchine che guidavo su Dirt Rally non riuscivo a guidarle. Adesso le guido con semplicità. Ma mo, prima VRC proprio faceva cacà. Speriamo che sia così. Batman Gulamma. Corre, corre. Che ora sono, Maxi? Sono mezzanotte meno 20. Vabbè, raga, basta. Stufato. Se vediamo domani sera, penso che faremo solita seratina macabra con... Rifacciamo il mini championship con assetto corsa, quindi... Chi vuole giocare domani sera è pronto. E per il resto, ciao. Ciao a tutti. Anche da me. Anche da me. Ciao a tutti.